In questi anni, con l'aiuto di un'ottima squadra di consiglieri, abbiamo lavorato con tanta passione e impegno per il nostro amato paese e vorremmo continuare a farlo con l'unico obiettivo di realizzare il bene comune. Tanti i progetti realizzati e le opportunità create, tanto ancora da fare. Vogliamo proseguire con lo stesso impegno e determinazione, ponendoci a esclusivo servizio della comunità, continuare a dare lustro al nostro comune che dovrà essere sempre di più punto di riferimento per l'intera area. Siamo entusiasti di annunciare la riconferma del progetto Chiaromonte Rinasce e il suo impegno per il rinnovamento e lo sviluppo del nostro comune. Il nostro obiettivo è chiaro: continuare a costruire un futuro migliore per Chiaromonte, un futuro in cui ognuno possa prosperare e realizzare il proprio potenziale. Con un'energia rinnovata e una visione audace ci impegniamo a lavorare instancabilmente per il bene di tutti, mettendo al centro di ogni decisione il benessere e gli interessi della comunità. Oggi più che mai è il momento di guardare avanti con fiducia e coraggio. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi in questo viaggio verso un futuro migliore per il nostro paese. Insieme possiamo realizzare grandi cose e lasciare un'impronta positiva per le generazioni future. Questa profonda convinzione mi ha spinto e ci ha spinto ad essere presenti ancora una volta in questa competizione elettorale, convinti, come prima e più di prima, che saremo noi ad amministrare la nostra Chiaromonte per i prossimi 5 anni. Noi stiamo improntando la campagna elettorale secondo il nostro stile, sull'ascolto, sul confronto e nel rispetto della dignità personale di ognuno. Noi promettiamo impegno e determinazione a favore di tutti. Non promettiamo altro. Non promesse a favore di pochi. Le bugie non ci appartengono. Vogliamo continuare a fare la politica vera ed è per questo che faccio un appello a tutti i cittadini di partecipare alla vita politica e amministrativa del Comune, ora, durante la campagna elettorale e poi durante i 5 anni di amministrazione. Vogliamo continuare ad amministrare con voi e vogliamo avervi vicino, ora e nei prossimi 5 anni. Partecipate, segnalateci le problematiche, non abbiate timore di chiedere i fatti. Noi siamo pronti, come sempre, a rispondere alle vostre domande. Chiedeteci tutto, chiedeteci conto di quello che facciamo. Partecipate, perché è nel vostro diritto. Il paese è di tutti noi chiaromontesi. Come abbiamo sempre fatto in questi 5 anni di amministrazione, intendiamo dire la verità davanti a voi. Vi promettiamo il nostro impegno e vi chiediamo il vostro voto libero. Viviamo in un paese libero e democratico e vogliamo essere giudicati da voi con un voto libero, con il diritto al voto che i nostri predecessori hanno conquistato e con la libertà che è un dono irrinunciabile per ogni uomo. Ricordate che nel segreto dell'urna la scelta è solamente vostra, solamente vostra. Prima di presentarvi la lista dei consiglieri collegata alla mia candidatura, desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai rappresentanti di tutte le istituzioni che in questi 5 anni di amministrazione hanno collaborato con noi, lavorando insieme per creare delle condizioni di vita per la nostra comunità, condizioni migliori per la nostra comunità. Ringrazio la stazione dei carabinieri e i carabinieri forestali, i rispettivi comandanti e tutti i carabinieri che vi hanno prestato servizio in questi anni. Grazie alla preside dell'Istituto Comprensivo Santa Lucia, agli insegnanti e al personale scolastico per aver sempre collaborato in tutte le iniziative di particolare attenzione verso il mondo della scuola. Grazie a Don Franco, sempre presente in ogni momento nella vita della nostra comunità e ai parroci che si sono succeduti in questi ultimi anni. Grazie alle associazioni culturali, sportive e di volontariato che hanno reso Chiaromonte una comunità viva, una comunità che stiamo tutti insieme facendo rinascere. Grazie a tutti i dipendenti comunali, sempre disponibili e collaborativi. E grazie infine a tutti voi, a voi cittadini e a quanti in più occasioni vi siete adoperati per realizzare delle iniziative importanti o siete stati dei consiglieri eccellenti, contribuendo a dare impulso a piccole e grandi cose che si stanno realizzando. Ma veniamo alla presentazione della lista. Anche questa volta abbiamo aggregato intorno a noi un gruppo di persone di diversa estrazione politica,
uniti da un forte senso di orgoglio, che nel solco tracciato da questa amministrazione intendono creare delle condizioni sempre migliori di vivibilità, sfruttando e valorizzando al massimo le risorse umane, culturali, ambientali che questo territorio ha. Ecco i consiglieri con cui amministreremo i prossimi 5 anni, ve li presento. De Santo Vincenzo, Arcomano Giampio, Luparelli Raffaele, Ciancio Enzo, Donato Salvatore Antonio, De Santo Vincenzo, De Santo Antonello, Carlo Magno Nicola, Tricarico Egidio, Benvenuto Antonella, persone libere che si sono ritrovate intorno ad un progetto. La nostra gente ha bisogno di continuare a rinascere nella libertà, nella democrazia e nella pace sociale. Noi ci proponiamo, senza alcun interesse personale, per contribuire al benessere del nostro amato Paese. Sono certa che possiamo continuare insieme a costruire un futuro luminoso, basato sulla fiducia e sulla collaborazione. Siate liberi di credere, di agire e di migliorare. La dignità di ogni individuo è sacra, dobbiamo difenderla e promuoverla sempre. Ringrazio le persone, tante, che si sono coinvolte nel progetto di Chiaromonte Rinasce, e che non sono candidate. Le sentiamo vicine e sono certa che nei prossimi anni saranno dei validi collaboratori. Ancora un grazie personale ai consiglieri uscenti: Olivieri Vincenzo, Spalco Pasquale e Gerardo Caparo. Un ricordo commosso alla cara Barbara, che continua ad essere sempre con noi. Grazie, perché il loro apporto e il loro sostegno è stato importante in questi anni, a testimonianza dell'attaccamento al nostro Paese. Cari concittadini, 5 anni fa ci siamo presentati a voi con un programma ambizioso. Stasera ho il piacere e l'onore di indicare i risultati raggiunti nel corso di questo mandato amministrativo. Questa amministrazione ha lavorato ogni giorno per portare a casa delle risorse che stiamo spendendo per la nostra comunità. Abbiamo intercettato risorse esterne al bilancio comunale e realizzato numerosi e importanti progetti. Non sono chiacchiere, sono atti e fatti, e voglio consegnare al vostro giudizio e alla storia del nostro Paese il bilancio di questi anni. Cari concittadini, chiedete al capogruppo di minoranza di fare altrettanto, di consegnarvi il suo di bilancio di opposizione. Poche presenze, nessuna proposta, nessun progetto, solo qualche manifesto e tante, tante promesse. Cito solo alcune delle opere pubbliche realizzate: plesso scolastico, realizzazione sala polifunzionale, che è diventata un luogo di aggregazione sociale per tutta la nostra comunità e che a breve sarà anche arredata. Implementazione e attrezzature della palestra, che viene utilizzata da varie associazioni, grazie alla regolamentazione che questa amministrazione ha voluto per renderla fruibile anche all'esterno, quindi non soltanto alla comunità scolastica, ma anche alle associazioni del territorio, che poi utilizzano ovviamente i nostri bambini e i nostri ragazzi, non spostandosi nei comuni limitrofi. Riqualificazioni aree esterne e d'ingresso, valorizzazione aree sportive e ricreative e palestra all'aperto. Oggi, grazie alla nostra azione amministrativa, c'è una mensa di altissimo livello, di cui ad ogni visita ispettiva da parte dei dirigenti ASP riceviamo complimenti per la pulizia e per la qualità. Sono state investite tante risorse per la nostra scuola, perché riteniamo che sia una delle cose più importanti della comunità. Tutti gli interventi che sono collegati tra loro al servizio dei ragazzi, con l'obiettivo di rendere l'edificio innovativo, sostenibile, sicuro e inclusivo. Interventi sui centri sportivi,
Rigenerazione del manto erboso del campo sportivo. Realizzazione campo padel, la prima struttura pubblica del circondario. Rifacimento tappeto campetto da tennis. Realizzazione pista podistica Giardini del Vescovo. Approfitto questa sera pubblicamente per congratularmi con orgoglio e soddisfazione per la permanenza del campionato regionale di promozione della società di calcio del nostro paese, la SD Real Chiaromonte. Grazie per averci preso con noi. Grazie ovviamente al presidente Giovanni Ferrara che tramite esso ha portato la squadra, ai dirigenti, ai giocatori, al mister, a tutti voi, a tutti coloro che sostenete la nostra squadra durante l'anno e non solo. Lo sport e la sua incentivazione in una comunità è fondamentale e noi ci crediamo molto. Per questo, oltre alla collaborazione e al sostegno di questi anni, ci impegniamo per i prossimi anni a sostenere concretamente tutte le associazioni sportive. Tempo, abbiamo continuato a riqualificare uno dei luoghi panoramici più belli del nostro territorio, rendendolo ancora più accessibile e fruibile con completamento del manto stradale. Tanti sono i progetti che abbiamo in mente di realizzare a Tempalaghi e il nostro manifatture naturale. Museo. Abbiamo dotato il museo del sito web e delle didascaline italiane e braille, rendendolo più inclusivo. Lo abbiamo efficientato logicamente con il rifacimento della copertura e con l'installazione dei condizionatori. Centro abitato. Tanti sono gli interventi di riqualificazione realizzati, ne cito soltanto alcuni. In zona San Pasquale, Viale degli Enotri, Spirito Santo, sono stati realizzati marciapiedi, arredi urbani, efficientamento energetico con sostituzione a LED dei corpi illuminati. Riqualificazione principali accessi del paese, Tuvolo, Zampillo, San Pasquale. Centro storico. Il piano di recupero del nostro centro storico ha già avuto inizio con le tante iniziative legate al recupero e alla valorizzazione dello stesso. Anche e soprattutto attraverso l'attivazione del progetto Chiaromonte Casa, il cui obiettivo è di incentivare la rinascita ed il rilancio del nostro borgo. Il suo scopo infatti è il recupero degli immobili ubicati nel territorio di Chiaromonte, restituendo loro una funzione soprattutto abitativa, al fine di arginare anche il fenomeno dello spopolamento. Sono state acquistate 3 case a meno, una tra l'altro sarà una nuova attività ricettiva, e di alcune sono già iniziati i lavori. L'iniziativa ha consentito parallelamente di promuovere il nostro paese a livello internazionale, tanto che ha suscitato l'interesse perfino dall'America Latina. E alcune famiglie della Puglia hanno acquistato casa a Chiaromonte e tanti visitatori sono arrivati e hanno pernottato nelle nostre strutture. Questo non è il programma dei sogni, ma è frutto di un'oculata programmazione, la dimostrazione che lavorando con dedizione si ottengono dei risultati e siamo soltanto all'inizio di un processo virtuoso. Non si può non considerare l'impatto economico che l'iniziativa genererà per le imprese, i professionisti, i tecnici del territorio, dando vita ad una ripresa economica considerevole nell'ambito edilizio. Come sapete, i fondi europei vengono gestiti dalla Regione Basilicata e noi comuni partecipiamo a bandi in base alla programmazione stabilita a monte. Nella scorsa programmazione delle aree interne, infatti, i finanziamenti hanno riguardato gli interventi sul patrimonio comunale come le scuole e la pubblica illuminazione e noi li abbiamo utilizzati tutti. Nella prossima programmazione, insieme agli altri comuni, chiederemo alla Regione Basilicata di investire le risorse per il recupero dei centri storici. Il recupero del centro storico si può attuare con progetti integrati pubblico-privati, non con singole iniziative ed è in questa direzione che continueremo a lavorare. Interventi nelle aree rurali. Sono state ripristinate e messe in sicurezza varie strade rurali, Sagittario, Pietrapica, Cascianudo, Cupolo, Ponte, Mancoso. E su questo tema faremo molto ma molto di più, perché siamo a conoscenza delle problematiche del territorio. Completamente nuova realizzazione dell'acquedotto a Battifaralo. Alcune famiglie non erano servite d'acqua potabile e ora lo sono. Sistemazioni idraulico-forestali, regimentazioni acque, Fosso San Pietro Savino. Realizzazione impianti di pubblica illuminazione, stiamo dotando ogni casa di palo fotovoltaico. Efficientamento energetico con implementazione di corpi illuminanti a LED, Sant'Uopo, Grottole, Pietrapica, Sagittario. Continueremo gli interventi su tutto il territorio comunale con la prossima programmazione. Scorrimenti veloci. Dopo circa 30 anni dalla loro realizzazione, con dei finanziamenti ministeriali ottenuti 2 anni fa, siamo riusciti a riqualificare le 2 strade di accesso più importanti del nostro comune, 2 scorrimenti veloci. E tutto questo non è arrivato per caso. Tante erano le opere che abbiamo programmato 5 anni fa,
per cui sono stati fatti dei progetti e ottenuti finanziamenti e nel corso degli anni realizzate e in corso di realizzazione, tante altre in programma e che certamente realizzeremo. Tutto ciò ha portato dei risultati importanti in termini di miglioramento dei servizi in più per i cittadini, ma ha anche generato economia per i professionisti, per le imprese e per i fornitori, selezionati secondo i requisiti previsti dalla legge. Ora voglio menzionarvi però quelli che sono i progetti che creeranno delle concrete opportunità anche lavorative per l'intera comunità. E nelle prossime occasioni pubbliche li illustrerò nel dettaglio, ma stasera voglio accennarvi. Giardini del Vescovo, progetto iniziato da noi nel 2015. Ora diventerà una fattoria sociale multifunzionale. L'obiettivo è creare un centro di attività agricole formative ed eventi rivolti alla comunità e promuovere integrazione sociale e inclusione lavorativa. Sentieri del Benessere. Il progetto, già finanziato, prevede il sostegno alla nascita di un sistema integrato tra diversi comuni, quali Rotonda, San Severino, Latronico, Chiaromonte e Novasiri, e diversi servizi valorizzando archeologia, storia, arte e architetture, natura, risorse paesaggistiche ambientali, a favore dello sviluppo del territorio, facendo leva su due caratteristiche identitarie fondanti: luoghi, risorse ed esperienza di cura e benessere delle persone e delle relazioni. L'obiettivo generale del progetto è il rafforzamento della competitività del territorio come destinazione benessere. La struttura di riferimento del progetto sarà l'ex scuola elementare, che verrà riqualificata e diventerà il nostro presidio socioculturale, un food lab sociale e solidale. Il luogo naturale dove poter sperimentare percorsi di consapevolezza sull'importanza di adottare una dieta sostenibile sul piano nutrizionale, ambientale ed economico è proprio Chiaromonte, che ospita infatti il centro dei disturbi del comportamento alimentare. Ventrile Sagittario. È stato recuperato e valorizzato il ventrile, che rappresenterà un elemento strategico e preponderante per la crescita turistica ed economica dell'area, la cosiddetta porta del Parco del Pollino, con funzioni museali, didattiche e di accoglienza ai turisti e alle scolaresche che arriveranno nella nostra regione. A breve la struttura ricettiva realizzata in prossimità del complesso antico sarà gestito da operatori del settore. Anche il percorso Beato Giovanni Sagittario sarà oggetto di un'iniziale riqualificazione con finanziamento in essere dei contratti di fiume. REMS, il nostro ex carcere avrà nuova vita. La REMS, ovvero l'ospedale psichiatrico giudiziario, che sarà realizzato nell'ex carcere ristrutturato, garantirà un ambiente adeguato per coloro che necessitano di assistenza specifica. Creerà un indotto economico notevole per l'intera comunità. Con i progetti Via del Mischiglio, Cammino Basilicata Coast to Coast, Percorso delle Grotte, ci collegheremo alle rotte turistiche già esistenti per creare una rete di collaborazioni che favorisca la promozione del nostro territorio su scala nazionale e internazionale. Valorizzeremo i nostri prodotti tradizionali, la nostra enogastronomia e il patrimonio affinché Chiaromonte diventi una destinazione turistica di qualità, offrendo esperienze autentiche e sostenibili che rispettino e valorizzano la bellezza e la ricchezza del nostro territorio. Sanità. Il nostro impegno per garantire il pieno funzionamento e lo sviluppo ottimale della struttura ospedaliera è inequivocabile. Abbiamo sempre lavorato per l'implementazione di interventi che restituiscano al nostro nosocomio la centralità che merita. Non ci limitiamo a mantenere le attività attuali, ma miriamo a potenziarle ulteriormente, rendendo il nostro ospedale un vero e proprio centro di eccellenza sanitaria. Vogliamo che il nostro nosocomio sia riconosciuto come punto di riferimento per le attività sanitarie, garantendo standard elevati e servizi sanitari per i cittadini. Inoltre stiamo valutando nuove opportunità di cura in collaborazione con la Fondazione Stella Maris, ampliando così l'offerta sanitaria a disposizione dei cittadini. Con la precedente programmazione delle aree interne, insieme ai colleghi sindaci dell'area e a Franco Cuffaro, prima come sindaco del comune Capofina e poi come assessore regionale, a cui va il mio ringraziamento, il nostro presidio ospedaliero si è dotato di moderne attrezzature diagnostiche, quali appunto la TAC. Nel solco della precedente esperienza è intenzione della nostra amministrazione proseguire in questo senso, proponendo la figura ad esempio dell'infermiere di comunità, di concerto con il Dipartimento Regionale Servizi alla Persona e all'ASP,
che si colloca in un contesto di azioni mirate a migliorare la qualità della vita, a riqualificare i servizi di cura e l'offerta complessiva dei servizi sanitari. Lascio a voi, cari concittadini, giudicare quello che abbiamo fatto noi e tutti i sindaci della storia di Chiaromonte per l'ospedale e quello che ha fatto il capogruppo di minoranza e che pensa ancora oggi di fare. Ma non abbiamo solo realizzato opere pubbliche, abbiamo istituito il volontariato civico. Ne approfitto per ringraziare Pino, Mauro, Rosa e Graziella che hanno aderito al volontariato garantendo l'apertura della biblioteca, oltre a creare vari momenti culturali e laboratoriali coinvolgendo l'intero territorio. Abbiamo voluto intitolare la nostra biblioteca, riaperta nel 2016, al compianto professor Giovanni Percoco, e nei prossimi mesi faremo la cerimonia ufficiale. Abbiamo aderito al patto per la lettura del lago Negrese, abbiamo aderito al progetto Nati per Leggere, abbiamo realizzato e finanziato progetti a scuola, educazione alimentare e educazione ambientale, abbiamo implementato i laboratori didattici al museo e ancora, abbiamo curato il verde pubblico e messo in sicurezza alcune zone alberate. Abbiamo dato attuazione al piano di intaglio dei boschi comunali, garantendo la loro gestione sostenibile. Abbiamo dato la possibilità a tante famiglie di Chiaromonte di acquistare la legna da ardere a metà del prezzo di mercato. Nessuno sfruttamento dei boschi è stato mai fatto da questa amministrazione. Abbiamo mantenuto l'ufficio del giudice di pace. Dopo varie interlocuzioni siamo riusciti a riattivare lo sportello IMSS. Potrei continuare a elencare lavori e risultati. Altro che quello che in questi giorni da alcuni vi è detto, non hanno fatto niente, giudicate voi se questo è niente. Chiaramente molto ancora abbiamo da fare e nei prossimi giorni vi parleremo del nostro programma che nasce dall'ascolto e dalla partecipazione condivisa con voi cittadini. Ora però, prima di arrivare alle conclusioni, mi rivolgo a voi, cari concittadini. Chiedete al candidato sindaco dell'altra lista qual è il suo programma per Chiaromonte e cosa hanno scritto nel programma elettorale depositato in comune. Chiedete. È una fotocopia, parola per parola, del programma del comune Isola di Ventotene, in provincia di Latina, facilmente consultabile su internet. Questa è la dimostrazione che non hanno idee, non hanno progetti, nulla. Vivono lontani dalla nostra realtà e lontani dalla gente. Altro che ascolto, partecipazione, condivisione, è un'offesa per tutti noi chiaromontesi. Noi vi rinnoviamo una promessa solenne, non ci sarà una sola occasione che perderemo per creare condizioni positive per tutti voi. Intanto vi ringrazio ancora per la fiducia, per la partecipazione e per il vostro sostegno. In chiusura mi rivolgo a voi, donne, uomini, giovani e bambini, consapevole del privilegio e della responsabilità che ho nei confronti di tutti. È un momento cruciale in cui vi apprestate a scegliere i vostri rappresentanti per i prossimi 5 anni. Scegliete le persone che più vi rappresentano, con le quali credete possiate condividere idee, consigliarvi e confidarvi, fiduciosi dell'impegno di ogni singolo membro della mia squadra. Credo in loro e credo in voi. L'8 e il 9 giugno votiamo lista numero 2, votiamo per questa squadra, votiamo per Chiaromonte rinasce, votiamo per noi chiaromontesi. Viva tutti voi, viva la nostra lista, viva Chiaromonte! E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte.
Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Vedi gli altri ragazzi, e tieni solo a quel che vedi dentro. Stringi il pugno, ragazzi, non lasciare la vita neanche un momento. Copri l'amore, ragazzi, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento e le viene il cuore. Quando un uomo vive per le sue parole, non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare, sogna, fino in fondo, fallo pure tu. Sogna, ragazzo, sogna, quando cala il vento, ma non è finita.